Yes, you'll take. Thank you. And I'll begin with Mr. Zoffoli from S&D. The floor is yours. Grazie Presidente e grazie al relatore Novakov per il buon lavoro. Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale del mercato del lavoro europeo. 23 milioni di imprese, 99% delle imprese private, che creano oggi in Europa due posti di lavoro su tre. In un contesto europeo dove il 20% dei giovani sotto i 25 anni è disoccupato, con punte del 48 in alcune regioni periferiche, serve un nuovo modello di sviluppo per uscire dalla crisi, riprendere a crescere. E le piccole e medie imprese possono essere i principali attori di questo cambiamento. L'impianto della relazione di Novakov è condivisibile, bene la parte sull'agevolazione dell'accesso al credito e ai prestiti per le piccole e medie imprese, in particolare per le start-up. Fondamentale è anche la richiesta di semplificare le modalità di utilizzo dei fondi europei. Ritengo che una maggiore considerazione vada riservata alle microimprese, quelle con meno di 10 dipendenti e 2 milioni di euro di fatturato, che sono attualmente penalizzate. E inoltre ritengo che vadano create migliori condizioni per favorire la trasmissione di impresa, il ricambio generazionale, semplificando anche in questo caso gli adempimenti amministrativi. È importante inoltre che si inizi a parlare fin da ora, come suggerito dal relatore, del futuro delle politiche di coesione post 2020. Occorre coinvolgere per tempo anche in questa discussione le regioni e le associazioni delle piccole e medie imprese per definire nuovi obiettivi. Anche alla luce della discussione in corso sul pacchetto dell'economia circolare, credo che dobbiamo garantire una maggiore attenzione a quei settori capaci di offrire nuova opportunità di occupazione e di crescita. Penso all'economia verde, al turismo sostenibile, ai servizi sociosanitari alla persona, all'artigianato creativo e alla cultura. Un altro punto, a mio avviso, da valorizzare è quello che riguarda la realtà delle piccole e medie imprese di natura cooperativa. 300.000 cooperative, 110.000 soci in tutta Europa, un patrimonio da valorizzare per difendere e promuovere il modello sociale europeo. È fondamentale poi concentrarsi sulla creazione e il sostegno alle reti di impresa. Le reti di impresa sono spesso l'unico strumento per le piccole realtà per avere la possibilità di ottenere finanziamenti per l'innovazione, la ricerca e l'internazionalizzazione. Penso in particolare alle piccole e medie imprese del commercio, che si trovano nel contesto di centri commerciali naturali, quali quelli rappresentati dalle medie e grandi città europee. Il patto di Amsterdam, che istituirà ufficialmente l'agenda urbana europea, punta proprio a coinvolgere le parti sociali ed economiche per creare nuovo sviluppo e occupazione. Infine, credo che nella nostra opinione debba necessariamente essere sottolineata l'importanza del sostegno alla digitalizzazione delle imprese e al mercato unico digitale per non perdere competitività nel mercato globale. Sarà mia cura presentare su questi ed altri punti alcune proposte di emendamento.